primo luogo, nella tarda antichità l'impero si trasforma in uno stato fortemente centralizzato, governato da un sovrano dotato di poteri assoluti e da una burocrazia estesa e ramificata. Lo scopo è controllare in maniera pressoché totale la vita economica e sociale, soprattutto in campo fiscale. Fu questa forte struttura statale che consentì la sopravvivenza dell'impero per quasi due secoli in Occidente e molto più a lungo in Oriente. Il prezzo pagato fu però alto. La perdita di autonomia e vitalità delle realtà cittadine locali, la riduzione della mobilità sociale, l'aumento della disuguaglianza. Gli unici canali di ascesa sociale divennero l'amministrazione pubblica e l'esercito. Burocrati e soldati ai massimi livelli formavano una nuova aristocrazia che comprendeva sia gli eredi dell'antico ordine senatorio, sia i nuovi potenti al servizio dello Stato, talora anche di origine barbara. In secondo luogo, il sistema economico della tarda antichità è fondato quasi esclusivamente sullo sfruttamento dei latifondi e delle grandi ville, vere e proprie aziende agricole. Gli scambi commerciali su vasta scala diminuiscono per due ragioni fondamentali. Innanzitutto, le classi ricche scelgono di investire le proprie risorse in beni immobili, come le proprietà terriere, e non più in imprese commerciali, considerate troppo rischiose. Poi, la situazione di incertezza determinata dalle frequenti incursioni delle popolazioni stanziate oltre il limes, il confine fortificato, rende molto difficili le comunicazioni e i lunghi viaggi per mare o via terra.